È un'indagine piena di prove, non di gravi indizi di colpevolezza, perché un'indagine fatta benissimo, curata nel dettaglio. Investigatori di primo piano hanno costruito una corposa informativa, più informative, con intercettazioni telefoniche, ambientali, riscontrate da pedinamenti oltre che da sequestri di droga. È un'indagine che completa, dove spiega nel dettaglio il controllo asfissiante di élite di 'Ndrangheta. Stiamo parlando di locali di 'Ndrangheta già riconosciuti sul piano giudiziario già dagli anni 70, come esempio la famiglia Iona. E questa élite, questo locale di 'Ndrangheta di primo piano nel panorama nazionale dell''Ndrangheta, che si proiettava su tutto il territorio nazionale, in particolare in Lombardia, in particolare in Toscana, in Liguria, in Piemonte, è un'indagine dove non solo si contesta il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso con una pluralità di reati fine tipici dell'organizzazione mafiosa, che è quella delle estorsioni, ma anche nel mentre, poiché queste famiglie contrapposte sul territorio provengono nei decenni passati costellata da diversi omicidi dovuti ad una guerra iniziata negli anni Ottanta. Contestiamo anche tre omicidi importanti, pesanti, che spiegano l'escursus criminale di queste famiglie 'Ndrangheta. Non è mancato, come ormai diciamo da anni, l'interesse e la primazia dell''Ndrangheta sul traffico di droga, e abbiamo potuto contestare anche un 74 DPR 309-90, c'è cioè un'associazione di delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, cocaina in quantità di 50-60 kg settimanali provenienti dal Belgio e dall'Olanda, che veniva poi distribuita nelle regioni del nord, come ad esempio in Lombardia, come ad esempio in Piemonte, in Liguria, in Toscana, e poi anche in Calabria, ma non solo di cocaina si interessavano, ma anche di cosiddette droghe leggere, cioè di marijuana e di hashish, questa volta in grande quantità, in ingente quantità.